Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, facciamo questo video giusto alla vigilia della finale che si giocherà, ricordo, all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Conetani, domani alle ore 20:30. Bene ragazzi, prima di tutto pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi una precisazione. Allora, se noi domani andiamo a pareggio, ahimè, non abbiamo niente, non c'è niente da fare. Noi per andare bene dobbiamo o comunque vincere con 2 gol di scarto e quindi saremo in Serie A, altrimenti andremo sul 1-0, andremo a supplementare, dopodiché ai rigori. Questo giusto per precisare. Bene, io faccio questo video, abbiamo precisato le cose, io faccio questo video perché per dire questo, c'è stata una dichiarazione del direttore di Monza News, Stefano Peduzzi, che adesso andremo, io la metto, abbiamo l'ausilio del video, quindi io la metto e poi andremo a commentare le parole di questo signore, perché io rispetto poco di questo signore, lo sopporto ma lo rispetto poco. Mancate perché voglio leggere tanti vostri messaggi. Si arriva a Pisa ed è una finale diversa rispetto a quella di 15 anni fa, perché adesso in primis c'è una società diversa, una società forte che non permetterà certe nefandezze, certe schifezze avvenute 15 anni fa, ok? Certe cose non saranno più ammesse, eh? Ci sarà una vigilanza anche diversa rispetto a quanto accaduto 15 anni fa, perché tanti colleghi da Pisa, tanti esimi colleghi da Pisa hanno dimenticato quello che è accaduto 15 anni fa. No, non è successo niente secondo loro, non è successo niente. E invece ci sono le immagini a testimoniare quanto accaduto nel fine partita. Il pullman del Monza, della squadra, fu fatto scendere 1 chilometro prima dello stadio e a piedi i giocatori furono costretti ad arrivare all'Arena Garibaldi tra una folla che gli contestava, gli ha buttato addosso di tutto. Quindi questa è un'altra storia, poi ne parleremo nei prossimi giorni di quella finale che forse qualcuno purtroppo ha dimenticato, e noi non l'abbiamo dimenticato, no, non l'abbiamo dimenticata, col mio povero collega Claudio Parma, al quale non fu dato nemmeno uno scranno in tribuna stampa, una scrivania per scrivere, fu mandato in un sottoscala per scrivere il suo pezzo, in un sottoscala. A Giancarlo Besana addirittura, Giancarlo Besana, penna straordinaria, decano dei giornalisti brianzoli, una prima firma anche a livello nazionale, ci fu uno steward che non voleva farlo entrare in tribuna stampa. Cose assurde si vissero quel giorno. Però, ripeto, questa è tutta un'altra storia. Anzi, ricordatemi qui sotto voi come avevate vissuto, cosa ricordate, no? Di quella famigerata finale. Questa volta sarà una storia diversa. Il Monza non ci arriva. Beh, io voglio dire, parla da solo, no? Parla da solo. Allora, qui abbiamo una società che è diversa, Galliani e Berlusconi che vigileranno come giovedì. Fotografia, eccolo là, dentro l'area di rigore. Hanno vigilato, e infatti si vede, hanno vigilato bene, no? Hanno vigilato bene, il VAR non chiama, tutto a posto, rigore netto. Guardate le immagini, guardate le immagini dentro l'area, questo è il vigilare del Peduzzi, torniamo a noi, questo è il vigilare del Peduzzi. Se si vigila così va bene, a voi va bene se si vigila così, certo, è normale, tanto dovete venire qua all'arena, e poi abbiamo esimi, cioè voglio dire abbiamo degli scrittori non indifferenti a Monza, ragazzi. Io, Giancarlo Besana, io rispetto, per carità di Dio, penna straordinaria, ci mancherebbe altro, ma non credo che abbia vinto un Pulitzer, non credo, non lo so,
magari mi sbaglio, stiamo parlando di Pascoli Ungaretti, fatemi capire, cioè, anche noi abbiamo dei giornalisti a Pisa, di tutto rispetto, lo sapete, Ale Bufalino, Saverio Bargagna, Andrea Chiavacci, Maurizio Ficelli, Giovanni Manenti, tutti giornalisti che sono, insomma, che scrivono e sono preparati per quanto riguarda il calcio. Quindi non vedo questa penna straordinaria, decano dei giornalisti brianzoli e anche nazionali. Ma insomma, per quanto possa essere bravo, non credo che abbia, ripeto, vinto qualche premio, Pulitzer o chissà cosa. Vabbè, comunque sia, rispettiamo tutti, ci mancherebbe altro, per carità, ma anche i nostri, a me non mi sembra, cioè venire a dire che non ci ricordiamo i giornalisti di Pisa cosa hanno, cioè certo non si mettono a fare diatribe, videi, eccetera eccetera, per cosa, cioè non si capisce cosa, perché c'è Berlusconi e Gagliani, allora vigileranno, allora faranno, allora diranno, cioè, questo è il discorso. Comunque sia, io non ho più parole, perché c'è, nel senso, veramente discorsi secondo me senza senso assolutamente, per fatti avvenuti 15 anni fa, ma io ho fatto un video e comunque l'ho posto, l'ho riposto qua sotto, trovate l'indirizzo e andatevelo a rivedere. Quindi secondo me cose veramente assurde, questo qua sta dicendo cose veramente assurde. Vabbè, niente, detto questo, io, giusto per mettervi a corrente di cosa vanno dicendo e cosa vanno facendo questi monzesi, soprattutto a livello giornalistico. Va bene, detto questo, io la chiudo con questo servizio. La partita di domenica, l'eventuale ristrutturazione o costruzione dello stadio si dovrà velocizzare. Ecco, quindi dopo la partita di domenica noi dovremo velocizzare la ristrutturazione dello stadio. E questo ne sono convinto, che noi dopo la partita di domani dovremo velocizzare la ristrutturazione dell'Arena Garibaldi, perché altrimenti se no poi magari in Serie A non ci possiamo andare, non ci possiamo giocare. Quindi mi raccomando, teniamoci tutti pronti, perché poi dovremo ristrutturare l'arena, perché noi andremo in Serie A, per forza, perché con questi discorsi di questi giornalisti noi andiamo in Serie A. Mancherebbe altro. Bene ragazzi, io mi raccomando, tutti presenti all'arena, numerosi, tifo al massimo, l'arena è sold out, quindi spinta massima. Noi dobbiamo essere il 12° giocatore per quanto riguarda, insomma, il supporto della nostra squadra, che io credo che farà una bellissima partita. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.